Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti nel nuovo format di video per YouTube. Questa volta pubblicherò una serie di video didattici e oggi partiamo col primo in cui rispondo alla fatidica domanda che mi viene fatta 10.000 volte su Twitch ed è: Alessia, come si migliora a scacchi? E infatti oggi vi svelerò proprio quello che è il segreto numero uno per diventare più forti a scacchi. Voglio aprire una piccola parentesi: per migliorare a scacchi ci vuole tempo, ci vuole impegno e costanza. Ma è chiaro che questo che vi dirò oggi è il punto di partenza di chiunque voglia migliorare. Dunque, orecchie aperte, occhi spalancati e iniziamo. Allora, ho un po' di domande per voi. 1. Siete stanchi di perdere partite completamente vinte solo per una svista? Oppure siete stanchi di non riuscire a concretizzare un forte vantaggio? O ancora siete stanchi di cadere in tranelli, trappole del vostro avversario? Oppure di fare piani stellari e poi lasciare pezzi in presa? Oppure avere grossi, grossi difficoltà quando il tempo stringe, il tempo è meno? Allora, se avete avuto almeno uno di questi problemi, la soluzione è sempre una ed è tattica, tattica, tattica. Sì, vi sembrerà banale, l'avrete già ascoltato, ma la tattica è davvero il segreto numero uno per diventare più forti. E molti, nonostante sappiano che è questo, non lo fanno. Infatti in questo video io non vi voglio solamente dire il segreto numero uno, ma vi voglio fornire i quattro step per applicare il segreto, per fare diventare dei super tatticoni e migliorare veramente il vostro livello. Allora, quindi mettetevi comodi e partiamo con i quattro step. Prima di tutto, dovete decidere quanto tempo dedicare alla tattica, settimanalmente o giornalmente. Allora, vi consiglio, per consiglio personale, di lasciarvi una giornata o 2 giornate libere a settimana, quindi di pianificare il vostro lavoro su 5, massimo 6 giorni. Un giorno libero ci deve essere, la nostra mente ha bisogno di fare refresh. Quindi pianificate, partite. Un altro consiglio, sì, è di partire piccolo, partire basso. Non iniziate a programmare, sì, faccio 1 ora al giorno, 2 ore di tattica. No, non lo farete mai. Quindi iniziate dai 15 minuti al giorno, perché è una cosa che sì, potete realmente fare se lo volete. Quindi programmate 15 minuti al giorno, 20 minuti, decidete voi la cifra, ma partite soft. Quindi, una volta aver programmato quanto tempo dovete passare al secondo step, ossia scegliere lo strumento più adatto. Ci sono tanti strumenti per allenare la tattica, io ve ne propongo due. O potete usare un libro di tattica, un libro però di tattica del vostro livello. Non usate libri di tattica per grandi maestri, usate un libro giusto del vostro livello. In questo caso chiedete aiuto a un editore, oppure a un amico, oppure a un coach, qualcuno con esperienza, insomma. Oppure semplicemente leggete la copertina del libro, molto spesso dà indicazioni precise. Il secondo strumento che vi consiglio, ed è uno strumento veramente potente, è la funzionalità problemisuccess.com. Anche chi ha un account gratuito ha una serie di problemi al giorno gratuiti, quindi sfruttate questa potenzialità perché è semplicemente uno strumento che vi permette, vi dà in automatico una serie di posizioni, vi permette anche di essere davvero, davvero rapidi. Quindi, una volta che avete stabilito lo strumento più idoneo alle vostre esigenze, potete finalmente passare allo step 3. Vi ricordate quando vi ho detto di decidere quanto tempo dedicare? Sì, quindi 15, 20, 25, non lo so quanto avete deciso, ma non basta. Perché se non pianificate quando esattamente farete questi 15, 20, 30 minuti, non li farete mai, non smetterete mai di procrastinare. Sì, io lo faccio più tardi, più tardi, più tardi, più tardi e non lo farete mai più. Quindi, ragazzi, scegliete un orario preciso. Sì, dovete essere precisi. Sceglietelo e fatelo.
Scegliete dalle 2 alle 2 e mezza, dalle 3 alle 3 e mezza, dalle 3 alle 3 e un quarto, quello che volete, ma segnatevi, mettetevi sveglie, mettetevi post-it in agenda, sul calendario, ditelo alla nonna, alla mamma. Sì, fatelo. L'importante è che lo fate. E una volta che avete fatto questo, veramente siete quasi, avete quasi compiuto la missione. Dovete solo fare il quarto step, ossia trasformare un'azione di un giorno in un'abitudine. Deve diventare una vostra abitudine, perché alla fine non si migliora dall'oggi al domani. Non è che se andate una giornata intera buttate in palestra diventate Bolt. No, dovete essere costanti. E quindi dovete trasformare questa azione in un'abitudine. E dunque, sfidatevi, sfidatevi. E fate una sfida di 3 settimane, 4 settimane. Dico questo perché? Perché si dice che un'azione prima di diventare un'abitudine deve essere ripetuta un tot di tempo. E di solito si dice 21 giorni. Quindi fatelo 3-4 settimane, ma fate questa sfida, segnatevela, ditelo a un amico, alla mamma, alla nonna, sempre. Oppure scrivetelo in agenda, o semplicemente fate un patto con voi stessi e mantenete questo patto. Mi raccomando, io faccio veramente il tifo per voi e sono sicura che se seguite questi step, se programmate, decidete lo strumento, decidete l'orario, ce la farete. Quindi il video finisce qui, io vi mando un grossissimo in bocca al lupo, vi invito a seguire il canale e sì, a mettere mi piace al video e a commentare, magari commentate con lo strumento che avete scelto, con il tempo che volete dedicare e anche diteci se lo dite alla nonna, alla mamma, alla zia, fateci sapere chi è che vi controllerà quando farete la vostra sfida. E niente, vi aspetto nel prossimo video.